Ma buongiorno, buongiorno, benvenuti, no, benvenuta, benvenuto e bentornati sul canale. Allora, mi trovo a Stoccarda, davanti la fiera. Casa mia per i prossimi 5 giorni è l'hotel qua. Volevo fare sto video per ringraziarvi a tutti quanti voi per aver visto gli ultimi video, specialmente l'ultimo, e dei tanti commenti che sono arrivati. Ho avuto anche il piacere di avere dei messaggi privati che mi facevano i complimenti, mi ringraziavano per il video. Mi metto qua che c'è anche il sole ed è bellissimo. E devo dirvi che mi ha fatto piacere, ho cambiato la politica di fare i video. Adesso me la voglio prendere con più calma perché voglio dedicare di più al mio lavoro, a me stesso, a leggere qualche libro in più. Quindi quando ho l'ispirazione di fare il video, quindi non più la frenesia di farne una settimana, due settimane, tre settimane come era, ma di farli quando me la sento e anche dedicarmi un po' di più magari nella produzione. Ci perdo più tempo, ve lo dico subito, però mi sto divertendo a sperimentare, a fare le cose, ma soprattutto mi piace l'interazione che c'è con voi, che voi mi scrivete, io vi rispondo appena possibile, ho letto tutti i commenti e vi risponderò nei prossimi giorni. E quindi volevo dirvi solo grazie di questo. Ho girato in questi giorni, ho fatto 10 giorni in casa, sono stato in giro col Mulon perché la Gigia era ferma in officina, ha avuto un problema con un inietore, credo, e un alberino dentro, non so, vicino alla turbina, non ho capito bene perché me l'hanno detto al volo e sono dovuto partire, e quindi era tutto sporco d'olio. Quindi mi sono fatto dare il Mulon dalla Lucy, visto che era fermo, e niente, l'ho preso e sono andato via alcuni giorni. Devo dire la verità, ho fatto 3 giorni, non ho fatto una ripresa, non avevo voglia di fare i contenuti, non me la sentivo, mi sono goduto la libertà del momento, il riposo, perché era 2 settimane che correvo per lavoro e ho voluto godermi questo. E poi ho fatto una giornata di riprese, di shooting, ho scoperto delle nuove tecniche, ho studiato un po' su YouTube da vari gente che consiglia come fare le riprese, come fare l'editing, insomma mi sono un po' aggiornato perché è giusto bello sapere cose nuove, e ho trovato il stimolo per fare nuove riprese, nuovo. E devo dire, quella mattina ho fatto 4 ore di riprese, ero in mezzo al bosco, non c'era internet, non c'era niente, non, neanche il telefono non prendeva, sono stato da solo con il Mulon e a fare le riprese con la GoPro, con l'iPhone, con il drone, in zona dove potevo volare, perché ultimamente stanno arrivando multe a chi ha i droni. Fate attenzione, controllate le mappe sempre di Defly, io lo faccio sempre, e rispettate, perché stanno arrivando veramente multe. Stanno arrivando multe da parte di gente che ha volato nei parchi dove non si può. Però fate attenzione, controllate sempre Defly. E quindi è stato divertente, c'era una bellissima giornata di sole e mi sono divertito un casino. E niente, che dirvi? Volevo raccontarvi questo, condividere con voi questa cosa e ringraziarvi ancora per i commenti che mi avete fatto e anche quelli che mi hanno scritto in privato. Sono stati apprezzatissimi, mi ha fatto piacere, mi ha dato un leggero stimolo in più a continuare a fare i contenuti, magari con i tempi miei, non più dettato magari da un algoritmo che dice che devo fare ogni 2 settimane, 2 video a settimana, 1 settimana. Li faccio quando mi sento. Mi sento più tranquillo, meno stressato e riesco a dedicare il tempo bene al mio lavoro, a me stesso e a condividere con voi le mie avventure con la Gigia. Dai, grazie mille a tutti e ci vediamo presto. Un saluto da Stoccarda.